Marquis Green, il migliore di sempre. Il capitano della Scandone ha aggiunto un altro record ai tanti realizzati nel corso della sua lunga carriera italiana. Con i 15 punti messi a segno contro Capo d'Orlando, Marquis ha raggiunto quota 2500 punti in massima serie. Un traguardo storico per il play di Philadelphia, il regista ha totalizzato con la Scandone la bellezza di 1722 punti e risulta essere non soltanto il miglior scorer del club, ma anche il primo per presenze e minuti giocati. Come lui nessuno con la maglia della Scandone, il ragazzo di Philadelphia è alla sua nona stagione in Serie A. Ha vestito anche le maglie di Sassari, Milano e Pesaro, ma è ad Avellino e con Avellino che ha stretto il legame più grande. Alla sua prima stagione riuscì a trascinare gli Irpini alla conquista della Coppa Italia a Bologna. E sempre sotto la sua guida, i biancoverdi non hanno mai fallito. Ha avuto dei passaggi a vuoto, ci sono state delle forti incomprensioni, perplessità anche sui suoi ritorni e quando era avversario una rottura con la tifoseria che sembrava insanabile. E invece il folletto di Philadelphia, nonostante un carattere forte e particolare, a suon di buone prestazioni, serietà in campo e fuori, ha convinto tutti, anche i più scettici, portando tutti dalla sua parte. Lo scorso anno è stato fondamentale nella risalita della Sirius, pagando un po' nel finale di stagione le fatiche. Oggi gioca meno, ma quando lo fa, sa essere decisivo. In campo è l'allenatore aggiunto, quando è in panchina non lesina di assistere coach Sacripanti e distribuisce consigli. Piccolo grande uomo, cresciuto tra mille difficoltà, padre in giovane età, tutte cose che hanno rafforzato il suo carattere nella vita e sul campo, con due occhi grandi che la sanno lunga e che scrutano ogni cosa. Chi pensava che i piccoli non potessero giocare a basket, beh, si sbagliava e forse non aveva conosciuto Marquis. Peccato che l'età comincia a farsi sentire e che prima o poi il play di Philadelphia il campo lo dovrà abbandonare, ma siamo convinti che saprà diventare un ottimo allenatore e chissà che la sua prima panchina non possa essere proprio quella avellinese.